Inos dice la Toscana. Sì, oh, la Toscana c'è, ma la Toscana è in tecno, è un po' in discesa, però sta un po' risalendo adesso. Campania sì, Campania sono tanto, c'è Bode in Campania. Il tavernello, sempre il tavernello. Detto anche il succo Conad. Viola. Viola. Sia nel colore, rappresentazione italiana quest'anno al Tekken World Tour, devo dire, è una bellissima figura. Sì, stiamo facendo un sacco di passi, un passo in avanti. Però, e tra l'altro informazione esclusiva per lo streaming. Non ce l'ha Clo, ma ce l'ho io. Cosa? La maglia del Tekken World Tour. Io ne ho 8 di maglie del Tekken World Tour. Che a furia di lavorare con Namco ce ne ho 150 qua. Vi dico, vi do un'informazione un'informazione esclusiva. Te la sei tirata, ti sei tirato il brag. Sì, è vero. questo tipo di T ci sarà molta più presenza italiana nei tornei. Bene, mi fa piacere un sacco. Allora, ragazzi, ci siamo. Stanno studiando il lag più che altro, presumo. Giusto. Oh, questa volta il costume è un po' più bello da partire. Ci piace il costume di Raps. Questo è uno dei più belli. Però il costume più bello del gioco è sempre Colin, ma quello storia, quella sciarpa davanti. Troppo carino. E anche Ada Wong. Cioè, è uno dei peggiori di Colin. No, è il più bello Ada Wong si difende. No, Colin con la sciarpa davanti è troppo bello. Si prende il miti. No, Raps butta nell'angolo, è sempre un delirio per l'avversario. Vediamo se lo sta anche paziente. No. Attenzione, V-Trigger 2, non me ne ero reso conto. Quasi le schifezze che partono col VT2, ragazzi. Ma Sandro è abbastanza preparato e sa che l'attivazione on block è molto spesso negativa e addirittura punibile. Quasi sempre negativa in realtà. Esatto. Solamente dalle knockdown ce l'ha, mi sa. No, vabbè, on hit credo che qualche cosa positivo ce l'ha. Dopo la catena bassa on block, cosa sta Birdie? Non sta in vantaggio. Però la puoi usare. Mi sembra di no, esatto. Sì. La puoi usare dopo delle special scoperte per renderle safe. Più salve. No, o addirittura se provano. Non sono safe. Però se provano a punirla, a possono prendersi in counter la catena del trigger 2. In realtà non è proprio così, perché a seconda da cosa cancella. Sì, ovvio. Punish, se il gap è abbastanza grosso, non parte. Ragazzi, siamo quasi al timeout. Oddio. Chiude Ostrak. Il trade della vita. Qui c'è in gioco la win streak in campionato di Raps. Tanto arriva Gico che sa tutto. Sì, oh sì, mamma, brutta. Le conferm fanno malissimo, vero? Eh sì. C'è una cosa che fa questo trigger. Mamma mia, il jab anti-air Raps. Disgustoso. Disgustoso Raps. Okay, c'è l'attivazione. Oh, crashone! Il back dash, quello era un back dash. Sì, era un backdash. La salvezza. Perché i giocatori di Colin utilizzano moltissimo il backdash. Bel side switch, ma qui si prende un pugnone nella mega conversione. Il dolore. Empty jump presa, la morte. No, è ancora vivo. Un pixel. Perché c'è il full screen low. Ricordiamo che in Trigger 2 il Birdie non prende tutti i buff del Trigger 1. È vero, quindi tra non ha anche il danno sulla command, perché in Trigger 1 quella command avrebbe sicuramente ucciso. Sì, 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 sì. E soprattutto non ha la walk speed aumentata. Esatto. Vero, quello fa tanto. E non è rosso, quello fa ancora più tanto. E quello è un dispiacere per gli occhi, diciamo. Miau miau, arrivato Gabgom Nerf Birdie, dice Gigo in chat, con 1-0 per Ostrak. Secondo vedi che ho recentemente visto alcune opinioni, c'è Menardi che lo considera top 5. Ma la Topanga League lo considera top 1. Esatto, molte opinioni positive per Birdie recentemente. Visto Fudo giocarlo. È forte. Sì. Oh mamma. Quel cazzo di HK che comba. Il dolore. Sì, è vero. HK. Che tu dici? È simile a quello di Alex che è negativo, un block. Anzi, è proprio punibile. E non ci fa niente. Si porta a casa un P. Mamma mia, che cazzo è? Ipidonim. Ostrak gioca in un modo veramente, cioè non ha timore per nessuno. Beh devi rischiare con Birdie, secondo me, se vuoi essere super efficace. No. Tra l'altro hai il Birdie. Oh, cazzo, ancora è? Non riesco a pensare, una read pazzesca. Galactic Brain, ragazzi. Esatto. Violento. Oh mamma, cosa sta succedendo?
sono abbastanza sicuro che Sandro potrebbe tranquillamente fare... Ah, oddio, vedo 350 normal a vuoto, probabilmente stanno laggando. Sta laggando, sì. Sì, sì. Quelli sono lag test improvvisati. Okay, molti sottovalutano anche l'utilità di quel tasto del jab da abbassato. Ok, punch, molto bravo, forte, molto lungo, bravo, un po' lento ma molto lungo. E non è tanto lento, perché dovrebbe essere un 4 frame. O 4 e 5 mi sa. Il pugno basso, mi sa 5. Anche secondo me. Fa volare la lattina. Balza. Ragazzi, the tech. È veramente fastidioso. Un'esclusiva V-Trigger 2. Sì. Roba fantasiosa. Comunque mi piace quando Capcom si inventa queste robe divertenti invece di fare robe noiose. Dolphin Dive. Niente, non è reagibile. Bam. Online non è reagibile, no, e è offline possibile. Quasi neanche quello. È velocissimo. E tra queste, quello di Blanca forse è un po' più lento, vero? Online e con il lag. Quindi proprio a zero, però strack. Vediamo cosa fa Sandro per cambiare la situazione. Blanca dovrebbe essere tipo 6 frame, 5 o 6 frame più lento di startup. Minchia. Però dovrebbero farlo uguale, però, Inoltre recupera anche meglio a vuoto. Dov'è? Ti aspetti che ogni tanto Birdie tiri le panciate ex. Certo. Quindi quando tu vedi partire una giallata da fare in culo, stai fermo e pari. Pensi che possa essere anche la panzata. Quindi è difficile reagire. C'è il punish, bravo. Troppo lontano per la commander, non sembrava. Mi sembrava abbastanza vicino, ma era stato tipo un punish. No, niente, non gli è uscito il buffer. Quel tasto anche. Vedo molti tentativi di whiff punish. Dolphin Dive ancora. È phishing, soprattutto da parte di Ostrak. Questa fa male. Attivazione... No, non riesce a punire in tempo. Raps converrebbe allontanarsi un po'. No, vabbè, riesce a recuperare la stambar lo stesso. Ah, mi ha tirato una laggata pazzesca che a me. Meet sì. Manuale. Ok, full c'è. Combo, gioca a terra. L'ha preso. Okay, preme. Io ne vediamo il reset, eh. No, niente reset. No, mi aspettavo. Gioca a terra. Ancora. Ancora preme. No, ha saltato. Ma è quello che... Esatto, non, saltato, non c'era counter, quindi stava saltando. Non capisco ha perché. Saltato in avanti. Molti birdi sui miti saltano in avanti e poi fanno il meglio. È molto difficile poi fare l'anti-air sul cross-up di Birdie. Sì, quel maledetto cross-up super ambiguo. Non si capisce se si prende con le gambe o con la testa. Niente, Ostrak ha capito cosa deve fare per vincere. I Dolphin Dive. Bello, bel jump in. Perfetto. Ok, all the way to the corner. Punish. Bella punizione, molto bravo, rap. Prontissimo sul punish, sta vicino. Sì. Va per il crouch. Però non è un reset. Danno. Vediamo cosa fa. Probabilmente farà pugno medio. Esatto, pugno medio reset. Giustamente. Poi ancora pugno. Bravo. Sa tutto, Sandrone. Beh, questa si sa. Sa tutto. 2-1. Abbiamo un match. Troppo bella Colin. Mitica Colin De Sandro. Però finché non prende il costume della storia sono molto contrario. Ma guarda che guarda che costume che c'ha. Ma che sta di... Concordo con Nobody. Sei fortunato che non hai mai beccato online Blanca nel 4. Fortunatissimo. Un incubo. Che sta succedendo? Lag. No, ma in realtà Ostrak lo fa anche in torneo, questa cosa di stare fermo un attimo. Anche se down. Fermo lì. C'ha lo stare down incluso. Che tu quando giochi in torneo dici cazzo sta laggando offline. E poi ti riprendi. In quel secondo entra il Dolphin Dive. Oddio. Ho visto la laggata sul proprio. C'è un netcode così pessimo in Street Fighter che lagga pure offline. A cicli lagga. Bella anti-air. È pronta. Cosa farà Ostrak per uscire? Bello per anticipare sul ghiacciolo. Ostrak può anche stare lì. Bello. Ora magari farà un reset o la presa. Reset col pugno medio di lato parte, no. No, rimane davanti. Oh. Wow. Ok, get off me. Bullhorn. Ok, safe. Bravo, premere. Aia, era così alto che ha punito il pugno forte. Sì, ma è quel tasto lì di Colin che è veramente forte. Eh sì, parte da altissimo. Ok, finito il trigger. Bella, non c'è la combo. L'ha fatto o troppo presto o era troppo vicino. Ah, non fa niente lì. Si prende la scelta buona, l'ha preso.
Bravo, bravo Raps a fare la presa perché poteva arrivare il Bullhorn. Sul meno 2 era probabilmente. Mamma mia, mi sta tirando laggate power anche a me che sono spettatore. Non dovrebbe succedere. E invece non sai, tutti abbiamo un gran bel match, devo dire. Ghiacciolo. Latine. Okay. Latine ci sta. Da quanti dash? Bellissima la walk, la walk back animation di Colin che ti indica, è stupenda. Entra. Nell'incontro, vediamo. Banana. Così non diciamo serve. Che le animazioni di alcuni personaggi di questo gioco sono veramente favolose. Sì, quelle fatte in outsourcing, non me le sto dicendo. Sì, cioè, hanno degli alti e bassi. Capisci chi ha fatto cosa. Esatto. Sì. Gioco a terra, ghiacciolone. Anche Bird è animato molto bene. Sì. È entrato. Stava camminando. Ha preso il backdash. L'ultimo pezzo del backdash. Non para la seconda hit. Maps deve prendere questo round, altrimenti sarà veramente pesante. Reset. Reset bello. Ancora. Mamma mia, dall'altra parte. Gilex non è abbastanza. Sì, un reset. Funziona. Ultima scelta. Overhead. Bravissimo. L'overhead ultra miti. Bravissimo. Prontissimo Raft sulla combo. Il bellissimo setup dell'overhead miti. 2-2. Un match, signori. Ora ci vogliono i pronostici. Visto che siamo 2-2, voglio vedere premi 1 se vince Ostrak. Premi 2 esatto. Se vince Colin. Sandro. Premi 3 se vince il gioco che crasha. Esatto. Se crasha, vince il gioco. Bandai. Raps che scrive tra un match e l'altro in chat. Vabbè, è la Dini Crippler Special. Bandini, perché? Ostraps. Secondo Eridone vince Ostraps. Eridone con la tech alla fugo. Si prende. Ancora, si sta prendendo un sacco molto di cibo. Molto bella la banana. Oh, bella uscita, bravo. Le normal allungate. Bella sweep. Non para di nuovo la seconda hit. Vediamo se ne approfitta. Si aspettava la command grab. Salta via. Con Trollo. Ma se quello si chiama. Se la command grab si chiama Dolphin Dive, quella come si chiama? Penguin Dive sarà quello. Boh, è una. È stata proprio il cazzo di cane. No, vabbè, ora sono curioso. Questo è lo stile di combattimento di Birdy. È un'arte marziale famosissima. Cioè, a cazzo de cane. A cazzo de cane. Si chiama Bull Slider. Bull Slider. Scivola tua. Lo scivolone toro. Salta via la presa. Il ghiacciolo volante lo salva. Perché poi è Rashid che ha le cose rotte per uscire dal corner, vero? Rode. Vero, Raps? Ok. No, comunque non c'è abbastanza dissing da parte tua, Bert. Mi spiace, ma mi aspettavo del dissing. Il danno. No, non posso fare di troppo dissing. Oh, Madonna Santa! Urca! Stavolta il Galactic Brain non funziona. Ha provato. No, sbaglia la combo e lo piglia. No, the damage 3-2 per Ostrak. Wow, Ostrak con un rischiosissimo. Ha provato a punire l'attivazione del V-Trigger con una super. Rischiosissimo. Un buon gioco, dice Raps. Buon gioco di Assi. No, credo che si lamenti del fatto che la combo non gli è entrata. Sì, ma Raps, sì, probabilmente... se vai all'angolo. Devi calcolare che c'è una juggle diversa, no? Perché ci metti di meno a finire la mossa. Quindi devi aspettare, devi saper fare la combo. Raps sta comunque confermando che hanno della lag. Troppo. Questa è la vita. Crash in minion kick di Colin, che tra l'altro è uno dei pochi in vantaggio, un block. Più uno. Sì, perché comunque non porta a nulla tecnicamente, a parte l'attivazione. Ma un sacco di crouch in minion kick non portano nulla. È veramente forte però come tool. Inoltre adesso season 4 in V-Trigger 2 è special cancellabile, non è special cancellabile, ma è cancellabile. Sì, è super cancellabile. V-Trigger 2. Quindi è veramente rotto. E molto forte. Come quello di Yurian. Molto simile. Sì. Però è in vantaggio un block ed interagisce meglio con la super. Può cancellare il super. Perfect. Grazie Eone, detto da te è veramente un complimento incredibile.
No, è un sa tutto. Abbiamo visto un sa tutto. Esatto. Mamma mia, spazzate. Raptz sta praticamente ti dicendo che la sua esperienza è negativa. Ok. Quasi, quasi con quel neutral jump. No, cioè, la punisce, non punisce. Esatto. Ha quasi punito la Perry. Ma ha avuto un gran culo. Okay, intercetta, quella era una bullet. La bullet. Ok, buon danno. Nel corner. Pressione a muro. Pizzica. È normal. Il salto a cazzo. Colpisce. Ok, attiva così grezzo. Niente l'anti-air. Peccato. Questa farà male. Urca! Non farà male. Chiuderà il match. Il dolore. 4-2. Il dolore. Diamine di siamo al set point. Il match point. Sì, sì. Match impaccato, però. Da Ostrak che arriva di prepotenza sulla scena. Nel CRC. Cerca di interrompere la winning streak di Raptz. Sì, le combo del V-Trigger 2 sono devastanti. Devastanti. Ti fanno veramente un male schifoso. E poi puoi confermare da uno standing heavy punch, che è una roba. Bella punizione. Indecente, secondo me. Sulla scivolata. Ah, mia lag power. Sì, sì, lag power abbiamo visto tutti. Anche probabilmente in stream si è visto il lag power. Ostra che può camminare in avanti senza alcun problema. Io se Raps trova la soluzione per punish. Cioè, ragazzi, Ostrak ha appena premuto calcio forte a meno uno. Cioè, ma se funziona, chi sei tu per criminale giudicare? Don't se worry. Funziona, chi sei tu per giudicare? Ok, intercetta la dash stavolta, Raps. Ma solo perché sei master, non fai il figo. No, okay, non giustamente... è per quello, perché ci rompo i coglioni tutti i giorni. Giustamente, Ostrak lì non si è alzato con quick stand, però... ha fatto bene, perché lì non hanno setup le colline. Esatto. Però Raps si porta a casa il round, non ci sta. Vuole prolungare questo set. Perdere con Ostrak. Niente, meno 7. Ostrak. Mamma mia, dash command, perché tanto... dash command, senza problemi. Comunque Ostrak cammina in avanti con una sicurezza. Sì, sì, ma lui è il suo, quello è il suo gioco, veramente... ma veramente incredibile a fare questa cosa. Ti destabilizza in una maniera incredibile. Sì, sì, proprio lui cammina. Peggio, cioè, non manco giocasse Zangief, capito? Questa volta non conferma il calcio. Tenta la craniata sulla base. Bella punizione sul bullhead. Gioco. Qua fa male. No, questa è veramente una situazione di brutta in cui essere. Si aspettava un Bullhorn. Cattiva. Qua il jump in sulla... qua vediamo se fa la combo giusta. Eccola qua. Eh sì, ora sì. Frozen. Ok, para il cross up, molto bene. Questo, oddio, danno rischioso. Mortale. Ah, oh, reset, ma reset. Non c'è. Bravo, Raptz. Eh sì. 4-3. C'è ancora un po' di strada. C'è un altro match point da eliminare. Marshall, però sono un po' più adeguati. Abbiamo un super match. Stasera, bellissimo main event, ragazzi. Peccato sia, come dire, un po' castrato dalla lag. Ma che cazzo è migliorato dalla lag? Scusa. Che cazzo parla fa? Sa tutto anche Klo, sa tutto. The Dream. Adesso si scambiano The Dream. No, vabbè, allora The Dream, no, è quando... cos'era? Era con te, Bert, The Dream? No, aspetta. Era sotto Longo con Gico, bel The Dream. Miti. Sì. Mamma mia. Ok, salta fuori. Strana legge questa command. Ne ha lette già un paio, Raps. Dovrebbe pareggiare i conti. Sandro ha talmente paura della command che lo fa davvero tanto spesso. Bravo a premere in quella situazione. Non è facile. I birdie. Bello, ma non conferma il tastone. Madonna, ragazzi. Che pesca. Con il trigger 2. Bravo. Sandro gioca Ultimate Tackle. Per chi non lo sa, è un gioco di pesca. No, perché questa scelta? Va bene. Lo spam. Mamma mia! Bene, Dolphin! Immediato. Non ci piace il neutral game. Non ci piace il neutral game. Non serve fare neutral game. Ancora jump in. Comunque Sandro sta beccando dei jump in allucinanti. Sì. Ha letto le diverse catene.
Attenzione perché è anche, diciamo, anche i heavy punch. Si sa, i buttati. Crash. Non confermo. No, non riesce a confermare, probabilmente un colpo di lag. Un colpo di lag da parte di Ostrak impedisce di confermare. Bellissimo questo punish, ragazzi. Fantastico. Va per il reset. Dash in, dash out. Va per il danno. Dash out, dash che cazzo è andato dall'altra parte? Ovviamente vediamo fare il doppio slash. Bello. Watch your feet. Watch your feet. Ok, no, va quello. Porca madonna. Non è abbastanza, però. Watch your feet, l'ho detto. L'ho detto, watch your feet. Non mi ha sentito, Raps. Il problema di Birdie Midrigger 2 è che non puoi camminare. Match point, Ostrak. Ostrak FDP, modalità FDP, come dice Gico, il campione. FDP sta per? Storia lunga. Ah, ho capito. Storia lunga. No, no, ho capito, mi è bastato ridirlo ad alta voce, ho capito. Raps ce la può questo ancora molto, fare. Molto non vanno né anti-air ad Ostrak, esatto, niente down medium stranamente. Trovargli un difetto è proprio sugli anti-air. Peccato. E infatti troppo poi lontano. Birdie ha pure tipo gli anti-air fortissimi. Sì, c'è cioè, quel medio veramente. Oddio, reversal command grab. Ci ha provato. Questa è la... Quattro pari, ragazzi. Un po' troppo lontano. Final match. Attenzione. Arrivato. Questo è stato il main event più lungo della storia del CRC. Il Nangolano che dà il del pagliaccio a Gigo per qualche strano motivo. Cacchio è. Poi preparatevi, ragazzi, che apro l'open lounge. Mi piace poi Gigo scritto in italiano. Chiaro. Ciao Step. C'è Frinz in chat. Attenzione, Stradivarius azzarda un 5-4 che sul 4 pari è risultato benvenuto. Probabile. Ti vogliamo in lobby dopo, Vogliamo vedere lo Zeku magico. Stai parlando con me? Era Step. Ok. Pensavo volessi il mio Zeku. Il danno. Il tuo non lo voglio vedere. Madonna, ragazzi, questo è un mauling. Un col... Pochi jab. Punisce la catena, bravo. Sì, esatto. Andiamo dietro. E va dall'altra parte. Crossunder. Verticolin. Tra l'altro. Quello è proprio il livello successivo. Rialzo. Ancora match point per Ostrak, ragazzi. Anzi, sì. Set point per Ostrak. Hanno entrambi delayato il loro tasto. Ok, ho visto una laggata. Ma. Beh, ottimo colore. Bravo. Allora, sta per prendersi Dolphin Dive normale. Sbaglia il buffer. E adesso inizia la giostra con lì. Cosa? Bisognerebbe vedere a quanto sta dopo il dash con lì. Reversa gli ex command grab, bellissimo. Perché magari non sta tanto in vantaggio. Bellissima quando... punish da parte di Sandro, stupenda. Bam. Ok, pare stavolta. Attivazione. Volta meno, ma non conferma. Buffer. Uber to air, massiccia. Mi scazza la punizione. Aia, tasti sul rialzo. Situazione difficilissima per Raz. Sì. Però può ancora fare. Però può ancora. BAM! E Ostrak 5-4, ragazzi. Che match. Che match. Ora dobbiamo intervistare i giocatori. Raz, se vuoi venire in chat vocale a dirne 4, ti aspettiamo. No, intanto mi sa che Raz ha già deciso di che la sua vita finisce, nel senso. Mettiamo i punti, Ostrak si porta una vittoria a casa. Io vado velocemente al bagno. Mega bonus per classifica, si porta a casa 9 puntazzi. Ne siamo a 34. La piscia, dice Raps. 34. Si porta a pari merito con Raps, quindi mi sa che ci vuole un rematch. Prima o poi ci vorrà un rematch. Taxi driver. Comunque cosa si dice da queste parti? Quali parti? Quindi, quali parti? No, dicevo che siamo in streaming. Non so che cazzo dire, ragazzi, scusate. Aspetta, allora, metto la tua faccia visto che è andato via Clo, intanto. Ok. Eccoci qua. Nel frattempo io sistemo l'open lobby. Intanto io esco allora da questa bellissima lobby. Crea una stanza. Tanto ringrazio comunque i due giocatori del main event, bravissimi entrambi, bellissimo match. Ovviamente, ragazzi, e il Raps.
non sappiamo assolutamente chi possa, secondo voi, essere chi